Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Furbetti della CIG, insomma, ero in cassa ma l'azienda mi ha chiesto di lavorare, è stato pagato dall'INPS. I sindacati dicono centinaia di frodi allo Stato. Luca, un dipendente di una delle più importanti agenzie per lavoro attive in Italia, era in FIS, ma dice non potevo rifiutarmi di lavorare dopo la richiesta diretta di un superiore. Alla terza volta che lo fai, sai che l'azienda ne terrà conto quando si parlerà di contratti. Alla fine non stacchi mai, dico, ha detto. Simone, cuoco in un ristorante di Verona, dice il proprietario ci paga per le 20 ore a settimana che dichiara, ma io ne sto lavorando anche 60. Il resto arriva dall'INPS. Andrea Lovisetto, segretario locale della Filcams CGL, ha detto che ci sono centinaia di segnalazioni, ma le persone non denunciano. Basta guardare il fatturato. Come può essere uguale a prima se sulla carta la metà dei dipendenti erano in cassa? Farmaci, l'Italia è il primo paese che attua la risoluzione dell'OMS per la trasparenza di Big Pharma, primo step per prezzi più bassi. Il decreto del Ministero della Salute, approvato un anno fa e approdato finalmente in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio, impone alle aziende di provare il valore terapeutico aggiunto dei nuovi farmaci e dichiarare quanto costano all'estero e se hanno ricevuto fondi pubblici per svilupparli. Per l'attuazione si attende una determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Sulle autostrade troppi anni di incuria, il ponte non va in prescrizione. A guardare dal basso, il nuovo ponte di Genova, inaugurato ieri a quasi 2 anni dal crollo del Morandi, ci sarà anche il procuratore capo Francesco Cozzi. L'inchiesta sul disastro del 14 agosto 2018 in mano alla sua procura e ai PM Massimo Terrile e Walter Cotugno. Cozzi fu il primo a escludere l'ipotesi. Un bonus per chi paga col POS già nel decreto agosto. Le anticipazioni del testo, dice, è valido fino a fine anno, pronti 2 miliardi. L'esecutivo pensa a una spinta ai consumi per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla crisi per il coronavirus. Secondo l'ANSA, nel decreto è previsto un incentivo per i pagamenti con carte o bancomat in bar e ristoranti, ma anche per acquisti di abbigliamento o elettrodomestici. Ancora da stabilire il meccanismo di sconto. Mario Paciolla, poliziotti colombiani indagati per ostacolo alla giustizia, permisero a personale ONU l'accesso all'appartamento. I poliziotti permisero ad una unità delle Nazioni Unite di prelevare tutti gli effetti personali del cooperante e alterare il luogo centrale delle indagini per risalire alle cause del decesso. Dall'abitazione sarebbero stati prelevati oltre 8 milioni di pesos, 1.820 euro, carte di credito, passaporti, una macchina fotografica, materiale informatico, varie agende e ricevute fotografie. Notizie da Napoli e dalla Campania. Terremoto Ottaviano 3 agosto 2020, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 registrata questa notte a Ottaviano. Come comunica l'INGV, la scossa è stata registrata precisamente alle 4.04 con epicentro a 5,5 km a sud-ovest di Ottaviano. Non si registrano danni a cose o a persone, data l'intensità non di rilievo, anche se essendosi verificato in superficie è stato comunque avvertito dalla popolazione dell'area. Muore donna in spiaggia a Salerno, tragedia del mare di Salerno, dove una donna di 55 anni di Palma Campania è morta annegata mentre faceva il bagno in zona Torrione. La vittima era nata in Ucraina ma risiedeva a Palma Campania da decenni. Tra i presenti, come riporta Salerno Today, anche l'assessore alle politiche giovanili e innovazioni del Comune di Salerno, Maria Rita Giordano, che ha espresso in un post sui social una sua sentita riflessione. Ha scritto: stamattina intorno a mezzogiorno ho avuto un'esperienza che mi ha segnato profondamente. Girando in scooter ho notato all'altezza del Lido la conchiglia il personale di un'ambulanza che scendeva velocemente in spiaggia. Mi sono fermata per capire cosa accadesse e se potevo essere utile in qualche modo. Una signora doveva essere rianimata poiché aveva perso conoscenza. Notizie dalla Puglia. Mercati di sera a Bari, il calendario delle aperture dal 3 al 7 agosto. Dopo le aperture serali di luglio tornano appunto questa mattina a Bari i mercati al calare del sole.
da oggi lunedì 3 agosto fino a venerdì 7 gli appuntamenti con i mercati settimanali dei diversi quartieri si terranno dalle 16 alle 21. Incendio, una serra tra Terlizzi e Molfetta, nube di fumo nero visibile in strada, fiamme in una serra nel Dord Barese. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 13 in un'azienda florovivaistica incontrata a Pozzo Schettino tra Molfetta e Terlizzi. Ignote le cause che hanno scatenato l'incendio, che ha poi provocato una grossa nube di fumo nero visibile da parecchi chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti, la polizia locale e i volontari di Puriamo Terlizzi che stanno supportando le operazioni di spegnimento dell'incendio. L'incendio è stato domato intorno alle 16.30 di ieri senza che siano stati registrati feriti, ingenti invece i danni all'interno della struttura. Notizie da Treviso e dal Veneto. Ancora il trampolino dei Buranelli a Treviso, tuffi proibiti alla riva dei Salici. È accaduto nei giorni scorsi, i residenti delle case vicine svegliati dagli schiamazzi. Non è la prima volta che il suggestivo canale viene utilizzato come piscina. Ex Serena festa in quarantena fino all'alba, la Lega dice aprire un'inchiesta sui contagi, nella struttura sono isolati 131 migranti risultati positivi ai tamponi, gli altri sono in quarantena. Sabato notte residenti infuriati dicono non ne possiamo più, chi controlla? Sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Maltempo nel Trevigiano, salvato un bambino in un'auto intrappolata dagli allagamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte per alberi e rami caduti e due interventi di soccorsi. A Crespano, in via Cacciatori, soccorso un bambino, ad Asolo una novantenne con acqua che entrava in casa. Mulini del Sile, la centrale dello spaccio di coca, i carabinieri hanno arrestato due nigeriani, in casa avevano mezzo etto di droga e 7.000 euro, due abitazioni perquisite. Profughi contagiati assunti in nero, gli imprenditori si autodenuncino, il prefetto Maria Rosaria Lagarà dice difficile ricostruire i contatti, le aziende ci indicano se utilizzavano qualcuno della Serena. Notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti per le ultime. A partire dal 1 agosto e fino al 15 ottobre 2020 il Comune di Trieste ha emesso un'ordinanza con la quale è fatto divieto dalle 22 alle 5 del mattino di portare con sé e consumare bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore. Le prescrizioni si applicheranno in varie zone della città di Trieste, incluse Piazza Libertà e il Viale Miramare. Le restrizioni hanno l'obiettivo di limitare gli assembramenti notturni, allo scopo di prevenire il contagio Covid-19. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e riprendiamo con la lettura delle altre notizie riguardante il Friuli Venezia Giulia. Udine, il museo è da rifare, Casa Cavazzini verso un restyling a fine anno dopo un'ultima mostra collettiva. Il museo a Udine è da rifare, un contenitore per grandi mostre importate o il naturale luogo di esposizione delle sostanziose collezioni cittadine. A quasi 10 anni dall'inaugurazione del nuovo Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine, il ruolo di Casa Cavazzini non è stato ancora chiarito del tutto. Quel che è sicuro è che nel 2020 l'intero edificio cinquecentesco chiuderà per un restyling a quanto pare intenso che renda possibile l'ospitalità di capolavori per ora non accessibili. Negli anni Casa Cavazzini, nonostante i suoi handicap di partenza, soprattutto l'impossibilità di accogliere opere di dimensioni davvero importanti, ha ospitato grandi collettive e personali, non ultima quella dell'illustratore friulano di fama internazionale Renato Calligari. Linguaggio visivo come avventura, quindi riaperta fino a settembre dopo il lockdown, prima di richiudere per lavori, il Comune vuole ospitare ancora un progetto legato proprio al contenuto del museo. Maltempo nella notte in Friuli Venezia Giulia, numerosi gli interventi. A Cervignano un fulmine ha colpito un albero, ma si sono registrati anche blackout. Maltempo, come dicevamo, nel Friuli numerosi gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco. A Tarcento questa mattina intorno alle 7 un albero è caduto in via Oltretorre in prossimità del ponte di Molinis occupando metà della carreggiata.
A Cervigliano del Friuli, in via Stabile, un fulmine ha colpito un albero. Nessuna persona è rimasta ferita. Cane cade nel tagliamento dal ponte ferroviario alla Tisana. È stato recuperato sano e salvo dopo un volo di circa 15 metri ed aver lottato contro la corrente del fiume. Un salvataggio sul fiume Tagliamento ieri sera alla Tisana. La sala operativa del comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine ha ricevuto una chiamata che segnalava un cane sui binari del ponte ferroviario di Latisana. Sul posto è stata subito inviata la squadra del distaccamento di Lignano. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno cercato l'animale riuscendo a individuarlo nel sottostante fiume Tagliamento. Sono riusciti a trarlo in salvo, esausto per aver fatto una caduta di circa 15 metri e lottato con la corrente, ma è sano. Scontro bici auto a Lignano, ad avere la peggio il conducente della bicicletta, un uomo di 80 anni, trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Incidente stradale a Lignano Sabbiadoro, all'incrocio tra Viale Europa Unita e Piazza Primo Maggio, nel tardo pomeriggio di domenica. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di Lignano, coordinate dal comandante Alberto Adami, intervenuto per rilievi e viabilità, si sono scontrati una bicicletta e un'automobile. Ad avere la peggio il conducente della bicicletta, un uomo di 80 anni, trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi, illeso il conducente della vettura. Contro un muro di cemento a Muzzana, ferita una famiglia. I quattro occupanti, marito, moglie, figlio e nonna di Carlino, sono stati estratti dalla vettura dai Vigili del Fuoco. Il grave incidente lungo la regionale a Muzzana del Turniano intorno alle 18.30 di domenica. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, della radiomobile della compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, insieme ai colleghi della stazione di Palazzolo dello Stella, il conducente di una vettura Alfa Romeo ha perso il controllo mentre procedeva in direzione Muzzana, poco dopo località Bivio Paradiso. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.